Ingegnere Ippolito, Innovation Manager del Comau, un gruppo prestigioso, parlo di Comau sempre come azienda globale e soprattutto che punta molto sull'innovazione. Oggi parliamo di additive manufacturing, allora la domanda è che cosa significa per Comau avviare un processo di questo genere? Sì, fino per noi dal punto di vista tecnologico realizzare degli oggetti con geometrie complesse che sono difficilmente oggi realizzabili quando non impossibili. La seconda, sempre legata a questo fatto di poter realizzare oggetti di geometrie complesse, di alleggerire e quindi di risparmiare sul materiale, quindi anche la sostenibilità, diciamo così, energetica. E la terza cosa è sulla logistica, la supply chain. Invece di muovere gli oggetti, noi muoviamo i bit e creiamo l'oggetto dove serve e quando serve. E questi sono tre vantaggi che un'azienda globale come la nostra significa un passo avanti verso la futura tecnologia. Come avete avuto stimoli per iniziare questo processo così innovativo e interessante? Direi che rappresenta un po' la nuova frontiera, no, oggi? Ma direi proprio spinti da questa nostra continua ricerca e l'evoluzione tecnologica che ci spinge a in qualche modo analizzare, provare e portare, diciamo, a casa nostra e per i nostri clienti queste nuove tecnologie. Quindi questa dell'additive manufacturing è per noi un'opportunità che abbiamo cominciato a osservare con alcuni casi di studio che abbiamo già realizzato internamente. Il master, dopo l'esperienza positiva del master in Industrial Automation, ci sembra la formula più adatta per formare proprio all'interno dell'azienda queste nuove professioni. Grazie, ringrazio molto.